Quest'anno, oltre a festeggiare il centenario dell'Alfa Romeo, si festeggiano anche i 60 anni della Formula 1. Alfa Romeo con la 158 e 159 monoposto ha vinto i primi due campionati del mondo di Formula 1 e l'Alfetta 158 e 159 segna il cosiddetto giro di boa, cioè il cambiamento dall'epoca artigianale all'epoca industriale. Ci troviamo davanti a questa monoposto di Formula 1 che è una tra le vetture più importanti nella storia di Alfa Romeo. Più importante perché l'Alfetta 158 Gran Premio ha vinto il primo campionato del mondo di Formula 1 nel 1950 con Nino Farina. Questa vettura, come vedrete, è stata progettata però nel 1938, nel periodo anteguerra. Ed ha avuto la sua fortuna, soprattutto agonistica e tecnica, nella prima edizione del campionato di Formula 1 nel 1950. È dotata di un 8 cilindri in linea sovralimentato con compressore che è partito dai 192 cavalli del periodo dell'immediato dopoguerra ed è arrivato, vedremo dopo, ai 450 cavalli della 159 campione del mondo con Juan Manuel Fangio. Questa vettura ha un'estetica particolare, nel senso che è molto snella, molto filante, a vederla sembra quasi una vetturetta, cioè un formulino, invece è una Formula 1 che ha vinto un campionato del mondo. Siamo passati adesso dalla 158 alla 159, che oltre ad un'evoluzione strettamente numerica, anche un'evoluzione tecnica della vettura. La 159 ha sempre il solito 8 cilindri da 1,5 litri sovralimentato, con un compressore a due stadi, con un ponte posteriore De Dion, che anticipa la soluzione tecnica ripresa dall'Alfetta Berlina del 72, da qui il nome della vettura del 72, e con questa vettura Juan Manuel Fangio ha vinto il campionato del mondo nel 1951, proprio con la livrea, con il numero 22, vincendo il Gran Premio di Spagna a Pedralbes, si è aggiudicato il primo dei suoi 5 titoli mondiali, con il musetto giallo-blu, che rappresentano i colori dell'Argentina nelle vetture da corsa. Siamo di fronte ad una vettura che nella sua eccezionalità solo al Museo Alfa Romeo è possibile vedere, cioè una monoposto di 159 di Formula 1 svestita, cioè che mette in mostra tutta la tecnologia che l'ha portata a vincere due mondiali di Formula 1. Come vedete, questo 8 cilindri in linea da 1,5 litri sprigiona nella potenza massima 450 cavalli, che se pensate bene è una cosa incredibile, anche di fronte ai downsizing dei motori attuali. Questo motore è collocato in un telaio che ha l'obiettivo di garantire la massima leggerezza e rigidità alla vettura. La vettura imbarca 220 litri di carburante che è fatto di una miscela di metanolo, olio di ricino e acqua distillata. I serbatoi sono distribuiti attorno all'abitacolo. L'abitacolo, come vedete, ripercorre esattamente gli standard di sicurezza e di performance degli abitacoli degli anni 50, quindi ad oggi sono cose che fanno rabbrividire, niente cinture di sicurezza, niente protezioni, ma Juan Manuel Fangio, con tutta la sua capacità di guida, ha portato questa vettura quindi alla vetta del mondo.